Ora le spiego come si organizza quel microfono. La regia, per favore. Allora, buongiorno a tutti. Scusate, lo dico soprattutto agli auditi collegati e all'audito qui presente in ritardo, che è dovuto al fatto che contemporaneamente stiamo lavorando con un'altra commissione, che è la seconda commissione, per cui quando i lavori li organizzo da sola non subiscono ritardi, ma quando sono due commissioni è più complicato. Visto che siete tutti collegati, credo, se tutti mi state ascoltando, posso fare i soliti avvisi per quelli che magari non hanno già partecipato ai nostri lavori. In aula ci sono alcuni rappresentanti dei gruppi parlamentari. Però c'è una pubblicità di questi lavori che è assicurata attraverso una trasmissione diretta web TV del Senato, quindi ovviamente sarete ascoltati anche da coloro che assistono a questa trasmissione. La nostra commissione, al fine di garantire Vergognina, che... perché qua su Zoom non c'è l'audio. Allora, c'è stato un collegamento del presidente Morosini, non so come mai. Ok. Aperto il microfono, forse. Al fine di garantire una esposizione equilibrata tra le varie tesi che saranno esaminate, è necessario per la Presidenza regolare anche la durata dei vostri interventi e la Commissione ha deciso di organizzare i tempi dando inizialmente la parola per 8 minuti, massimo 10. Presidente Morosini dovrebbe per favore Togliere l'audio, togliere l'abbiamo mutato noi. l'audio. Ok, perché lui lo Lo amo, riaccende. sentiamo. Niente, l'ha riacceso l'audio. Ora l'ha levato, perfetto, va bene. Quindi lo dico per gli auditi, i tempi sono 8 minuti, pausa, intervento dei rappresentanti dei gruppi, altri 8-10 minuti. Qualora nel tempo che è stato stabilito gli auditi non riuscissero a esporre compiutamente le proprie idee, le proprie indicazioni, potranno essere raccolti in un elaborato scritto che sarà ovviamente esaminato dai commissari. Mi scuso ancora per il ritardo, do immediatamente la parola al professor Roberto Zannotti, che è professore associato di diritto penale presso l'Università L'UNSA, e stiamo esaminando il disegno di legge 985, che sono modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. Prego, professore, grazie per essere intervenuto. Allora, quando io la chiamo. Grazie, prego, prego. Bene, grazie Presidente, buon pomeriggio a chi ha la pazienza di ascoltarmi. Io ho soltanto dato uno sguardo al disegno di legge che è già stato approvato dalla Camera e che riguarda la modifica della disciplina della prescrizione. Il mio giudizio, ovviamente si parla di un giudizio da un punto di vista tecnico, è un giudizio sostanzialmente positivo. È un giudizio sostanzialmente positivo in quanto riporta la disciplina, la materia della prescrizione nel suo ambito naturale, cioè nell'ambito del diritto penale sostanziale. Ho trovato davvero intelligente l'abrogazione della improcedibilità che era stata introdotta, debbo dire, secondo un certo criterio non sempre condivisibile, dalla riforma Cartabia. Questa riforma, a mio avviso, riflette e rispecchia il rispetto dei principi, soprattutto il principio di non colpevolezza di quell'articolo 27, e restituisce una concreta, diciamo, prospettiva di conclusione dei processi penali. Quello che a mio avviso va particolarmente evidenziato sono i tempi di sospensione della prescrizione, che peraltro riflettono i tempi che sono previsti dalla legge Pinto. Da questo punto. Lo so, non so che fare. Sto cercando di alzare il microfono, ma non ci stiamo riuscendo.
cerco di avvicinarmi di più al microfono. Il tempo di sospensione della prescrizione di 2 anni per quanto riguarda il giudizio di appello e di 1 anno per quanto riguarda il giudizio di Cassazione mi sembrano particolarmente appropriati in quanto riflettono le indicazioni contenute nella legge Pinto per delimitare la durata dei procedimenti penali. In altre parole, e cercherò veramente di essere sintetico, a me sembra che si sta cercando di riportare l'istituto della prescrizione nel suo ambito naturale e si sta cercando nuovamente di non utilizzarlo per finalità diverse. Vedete, io oltre a svolgere la professione di professore universitario esercito anche la professione di avvocato, quindi ho un riscontro di quello che è l'influenza della prescrizione nell'attività giudiziaria ordinaria. A me è sembrato che la riforma Cartabia, tra diverse cose indubbiamente positive, per quanto riguarda l'intervento sulla prescrizione, abbia tentato di risolvere problemi diversi. Mi riferisco allo smaltimento dell'arretrato giudiziario con un meccanismo che a mio avviso non è assolutamente condivisibile, e cioè quello della improcedibilità che opportunamente nel disegno di legge in esame è stato eliminato. E si tratta di un lavoro a mio avviso da continuare ad approfondire. Ci sono però dei coni d'ombra a mio avviso. Il primo, mi sento di dire, che l'assenza di qualsiasi disciplina transitoria del passaggio che disciplini il passaggio tra la precedente, l'attuale disciplina della prescrizione e la disciplina portata dal disegno di legge, ecco, la presenza, l'introduzione di norme transitorie, secondo me, renderebbe molto più semplice e, lasciatemelo dire, anche più gradita in un certo senso l'eventuale passaggio dalla vecchia all'attuale, alla nuova disciplina. L'altro problema è che forse si potrebbe cogliere l'occasione di questa riforma per mettere mano anche ad altri piccoli aspetti connessi, legati alla disciplina della prescrizione. Faccio riferimento in particolare ad un profilo che, se la memoria non mi inganna, è anche oggetto di una proposta legislativa, e cioè quella che riguarda la modifica dell'articolo 158, secondo comma, del Codice Penale, che riguarda la fissazione del tempus commissi delicti. Cioè, per parlare di prescrizione, ma non solo di prescrizione, occorrono delle norme che individuino il momento dal quale partire per conteggiare il periodo, il termine prescrizionale. E in particolare c'è un aspetto che è preso in considerazione proprio da questa proposta di legge, che riguarda i reati sottoposti ad una condizione oggettiva di punibilità. Sono quei reati dove, e qui mi riferisco al caso principale, che poi è quello che riguarda il 95% dei casi, è quello relativo ai reati fallimentari, ai reati di bancarotta, dove per un certo orientamento giurisprudenziale, affinché si consideri consumato il delitto di bancarotta, ovviamente parliamo di bancarotta prefallimentare, il tempus commissi delicti, e cioè il momento da cui comincia ad essere conteggiato il termine prescrizionale, è quello della dichiarazione di fallimento. Dichiarazione di fallimento che, a seguito di una inversione di marcia della giurisprudenza,
Dal 2017 alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno cominciato a qualificarla come condizione obiettiva di punibilità. Ebbene, in presenza, faccio presente, non è un orientamento costante, perché ieri mi stavo guardando un po' di giurisprudenza e ci sono anche delle sentenze più recenti che hanno ripreso l'orientamento precedente, e cioè quello che qualifica la dichiarazione di fallimento elemento costitutivo del reato. Ma qualora si affermasse l'orientamento che vede la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, qui si avrebbe uno sfasamento tra la commissione del fatto di reato e la dichiarazione di fallimento, che può arrivare anche dopo 2 anni o dopo 3 anni. Allora, in questa situazione, proprio per evitare questo periodo di incertezza, io ritengo e mi sento di condividere l'oggetto di una ulteriore proposta di legge che predica la modifica dell'articolo 158 secondo comma del codice penale, stabilendo il termine massimo di 1 anno dai fatti di bancarotta per poter iniziare a conteggiare il periodo di prescrizione. In questo modo, a mio avviso, si contribuirebbe ad una migliore determinatezza e ad una migliore precisione della fissazione del tempo di commissione del reato, ma soprattutto del momento a partire dal quale inizia il decorso del termine per la prescrizione. Ecco, rispetto all'ammonimento che mi era stato fatto dal Presidente, è un ammonimento iniziale, lo prendo come una direzione. E quindi concludo sottolineando che, a mio avviso, il disegno di legge in questione, pur andando nella direzione corretta, a mio avviso ovviamente, avrebbe necessità di una disciplina transitoria, e con l'occasione potrebbe metter mano a questo aspetto della tempus commissi delitti, cioè del momento di consumazione del reato, con riferimento ai reati caratterizzati da condizioni obiettive di punibilità. Vi ringrazio per l'ascolto. No, allora grazie anche per aver rispettato i tempi, devo dire in maniera assolutamente puntuale. Abbiamo 3 audizioni sul tema, c'è qualcuno che vuole iniziare a fare domande, oppure lo facciamo concludere nella seconda parte dell'intervento, può concludere con la sua seconda parte dell'intervento qualora abbia da aggiungere qualcosa. No, non ho altro da aggiungere. E allora la ringraziamo e faremo tesoro di questa sollecitazione che ci ha fatto a fare delle integrazioni per migliorare ulteriormente, ciascuno ovviamente valuterà. A questo punto il senatore, in realtà Potenti, forse aveva una domanda fuori sacco. Sì, ancora era qua presente. C'è una domanda, se si può fermare un momento, prego. Dovrebbe però spegnere il microfono. Grazie, soltanto per chiedere, perché mi ero appunto interessato alla questione che lei ha sollevato delle condizioni obiettive di punibilità, e le chiedevo se, in riferimento a questa sua diciamo osservazione, avesse la possibilità poi di farci avere magari un breve suo scritto o qualcosa, ecco, se ha diciamo disponibilità, giusto perché, ecco, possa rimanere magari ai nostri atti un breve documento, anche, ecco, una piccola paginetta, così che possiamo prendere eventualmente spunto. E approfitto per chiederle, ecco, se la quantificazione, diciamo, di un termine che la prescrizione dovrà quindi avere per il suo decorso dal giorno in cui la condizione si è verificata, possa essere in qualche modo congruo, nella misura che ero stato io, insomma, a indicarla, di 1 anno rispetto, ecco, alla vacuità attuale del secondo comma dell'articolo 158, che effettivamente lascia il dubbio nel caso in cui appunto la condizione obiettiva di punibilità intervenga in qualche modo in un tempo eccessivamente successivo rispetto alla data di commissione poi materiale del fatto. Grazie senatore Potenti, prego.
Dunque, ritengo che il termine di un anno sia un termine congruo, né troppo ristretto né troppo esteso, e comunque è quel termine che, a mio avviso, contribuisce ad aumentare la certezza del decorso del termine prescrizionale in questi reati. Riguardo a quello che mi ha chiesto prima, cercherò di far avere un breve promemoria scritto su questo, poi mi direte voi a chi lo devo far avere. Grazie. Grazie mille, grazie professore. Proseguiamo. Invece ci colleghiamo. Sì. E attendiamo la sua nota. Ci colleghiamo, se siamo collegati, sì, ci collegheremo. Sì, sono collegati. Ci stiamo collegando col dottor Pier Giorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, ma non lo vedo. Non lo vediamo pure, ma lui c'è. Ma noi non lo vediamo e non lo sentiamo. Nemmeno vedo il presidente Lattanzi, non vedo nessuno. No, ci sono entrambi, solo che non si... Potete palesarvi? Voi li vedete? Sono qui. Grazie. Eccoli. Allora, do il benvenuto al dottor Pier Giorgio Morosini che interviene da remoto. Presumo, gli chiedo conferma se ha ascoltato quelle che erano le regole organizzative. Non mi sente, mi sa. Non ci sente. Dottore Morosini, mi sente? Presidente? Presidente Morosini, mi sente? Presidente Lattanzi, lei mi sente? Presidente Morosini, Presidente Lattanzi, Presidente Morosini. Basta, cancelliamo. Però prima si sentiva. Governo, chiamato la prima, non riesco a leggere, non riesco a incardinare niente, ma ancora per quello che lascio il barconte, per tutto che non ci sente. Ci sentite? Ci sentite? Vediamo, ci sentite? Ma infatti ora... ma credo che me lo direbbero. Ci sentite? Non ci sentono, non ci sentono. Non ci sentono. Non ci sentono. Ma perché non ci sentono? Ti sto facendo vedere apposta. Allora. Ci sentite? Presidente Morosini, adesso mi sente? Presidente Morosini, mi sente? Ce l'ho. Questo continua a dire no. Per forza, se non ci sente. Riprovi un attimo, Presidente. Presidente Morosini, mi sente? Presidente Morosini, apprezza la nostra tecnologia, Presidente Morosini. Possiamo chiamarlo al telefono. Ma infatti, facciamo come ai vecchi tempi. Prima del video lo sentiamo al telefono. Interfaccia digitale WhatsApp. E loro erano qua da prima. Capisci? Prova. Sì. Prova, Presidente Morosini, prova. Datemi il numero di Morosini. Appena chiamato la segreteria. Che dici? Appena chiamato la segreteria. Prova. Prova. Ma posso avere il numero di... Cosa? Eh? Esco
Ma non riesco a capire perché non mi vogliono fare telefonare. Mi date un numero? Sì, adesso io lo... Uno qualsiasi, io gli telefono e via. Tutti e due. Ma è chiaro che dipende da noi perché nessuno dei due sentiamo. Adesso mi sentite? Io la sento. Oh! Presidente, lei mi sente, Presidente Lattanzi? Io la sento. Allora sì. Iniziamo da Lattanzi. Morosini, gli dite se ci dà un numero di telefono. Sì, ce l'ha. E via. Allora, iniziamo immediatamente, visto che siamo in netto ritardo, l'audizione del Presidente Giorgio Lattanzi. Io lo ringrazio a nome dei rappresentanti della Commissione. Faccio presente che anche se la telecamera inquadra soltanto la Presidenza, in realtà davanti a me ci sono i rappresentanti dei vari gruppi. Chiedo scusa per il ritardo, ho dovuto una congiunta con la sesta Commissione. E le do la parola per la prima parte del suo intervento. Prego. Sì, penso che sarò breve, signora Presidente, onorevoli senatori e onorevoli senatrici, anzi onorevoli senatrici e onorevoli senatori. Innanzitutto, buon pomeriggio. Il sistema proposto dal disegno di legge 895 è analogo a quello congegnato dalla prima ipotesi formulata dalla commissione nominata dalla ministra Cartabia e credo che costituisca forse la soluzione più equilibrata per risolvere il problema che all'epoca e penso ancora oggi si vuole risolvere, cioè quello di ridurre il numero delle estinzioni dei processi per prescrizione da un lato, ma dall'altro anche quello di non prolungare tempo indeterminato la prescrizione, quindi la durata dei processi, perché poi questo era l'addebito che si muoveva al regime di prescrizione dopo la modifica buona fede, che si impediva la dichiarazione di prescrizione dopo la decisione di primo grado, però non poneva più un termine al processo. Ora, il sistema del disegno di legge 985 mi sembra che costituisca un punto di ragionevole equilibrio, nel senso che assegna ai giudici dell'impugnazione un periodo ragionevole ma non eccessivo per completare il processo in sede di impugnazione, cioè 2 anni alla Corte d'Appello e 1 anno alla Corte di Cassazione, che sono poi i tempi che sono stabiliti dalla legge Pinto, quindi una ragionevole durata è appunto quella che tale considera la legge Pinto e che poi prevista da questo disegno di legge. È un termine ragionevole che a me pare, tra l'altro, non può negarci, non ha senso negarsi, perché dopo una sentenza di primo grado, soprattutto dopo una sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione deve avere un periodo ragionevole per decidere. Ma al tempo stesso occorre che la durata del processo e la distanza dal fatto non siano eccessive.
Quindi il disegno di legge prevede che se però questi tempi assegnati al giudice d'appello, assegnati alla Corte di Cassazione, non vengono rispettati, la prescrizione riprende a decorrere, e non soltanto riprende a decorrere, ma il periodo di sospensione viene considerato, quindi nessun pregiudizio sotto quel profilo. La commissione nominata dal ministro Cartabia conteneva anche una proposta alternativa che veniva qualificata come ipotesi B, ed è quella che invece è stata seguita dal legislatore con l'articolo 344 bis del codice di procedura penale, dando luogo a un congegno che a me francamente sembra un po' folle. L'ipotesi B a suo tempo fu formulata essenzialmente per ragioni politiche, perché si riteneva che non fosse facile incidere sul punto d'arrivo della vicenda relativa alla modifica della prescrizione, e allora si era prospettata una soluzione completamente diversa, che appunto è una soluzione processuale. Si era ripreso un vecchio orientamento dottrinale che però non aveva avuto mai particolare successo, ed era quello che distingueva fra una prescrizione sostanziale e una prescrizione cosiddetta processuale. Si diceva, ma la prescrizione deve cessare nel momento in cui inizia il procedimento penale. Ci deve essere un tempo, che è il tempo dell'oblio. Se quel tempo, il tempo dell'oblio, matura, il reato si prescrive. Se non matura, non ha più ragione d'essere la prescrizione. Usando una frase che più o meno in questi termini risale a Tullio Padovani, diceva Tullio Padovani: la prescrizione che matura nel corso del processo in realtà dà luogo a una situazione in cui sopravviene l'oblio mentre si sta celebrando il rito della memoria. Il processo è il rito della memoria e non ha senso che in quel momento sopravvenga l'oblio. Quindi, seguendo questa tesi, che non era la tesi di Padovani, insomma, l'ho citato Padovani soltanto perché era bella l'espressione che lui aveva usato, la prescrizione dovrebbe concludersi, prescrizione sostanziale, con l'esercizio dell'azione penale, e da quel momento eventualmente si dovrebbe prevedere un termine per la durata del processo, secondo una logica che è completamente diversa. Questa, diciamo, tesi della prescrizione processuale era quella che aveva dato luogo all'ipotesi B della commissione nominata dalla ministra Cartabia. Ed era una tesi che logicamente appunto partiva, quello che riguarda la prescrizione processuale, dall'esercizio dell'azione penale, cioè si diceva che l'esercizio dell'azione penale cessa la prescrizione sostanziale, da quel momento ci sono dei tempi per il processo, che erano, se non ricordo male, nella previsione della commissione Cartabia, 4 anni per il primo grado, 3 anni per l'appello e 2 anni per la Cassazione. Questa ipotesi B è quella che poi ha originato la soluzione attuale, quella dell'articolo 344 bis, ma in un modo incongruo,
perché questa prescrizione processuale, chiamiamola così per capirci, che nella tesi dottrinale doveva iniziare a decorrere dall'esercizio dell'azione penale, invece non decorre dall'esercizio dell'azione penale, ma decorre dalla sentenza di primo grado. Quindi abbiamo la prescrizione sostanziale che copre una parte del processo fino alla fine del primo grado e poi la prescrizione processuale. Quindi direi qualcosa di irrazionale sia dal punto di vista della coerenza con la teoria, sia dal punto di vista pratico. Dal punto di vista pratico perché? Perché secondo me non risolve il problema che si trattava di risolvere, cioè il problema di ridurre in maniera ragionevole il numero dell'estinzione per prescrizione. Non lo risolve, secondo me aggrava la possibilità di vedere processi abortiti, sia pure abortiti attraverso una pronuncia di improcedibilità e non attraverso una pronuncia di estinzione del reato. Perché mentre il sistema della ipotesi A del disegno di legge di cui stiamo discutendo è appunto un sistema che tende a salvare i processi, quindi dà un termine di 2 anni per compiere un'attività che altrimenti non sarebbe potuta compiere, perché magari la prescrizione era prossima a decorrere dopo la sentenza di primo grado. Ma altrimenti in processi che non hanno di questi problemi, che l'appello si celebri in 2 anni o in 3 anni conta poco. Immaginiamo un arresto in flagranza, un giudizio direttissimo, si arriva in appello dopo poco tempo, c'è ancora un lungo periodo perché possa maturare la prescrizione, che lo si faccia in 2 anni o lo si faccia in 2 anni e mezzo non significa niente. Non è così invece con l'improcedibilità, perché l'improcedibilità riguarda tutti i processi, quindi qualunque processo, quale che sia il tempo trascorso dalla commissione di reato, se non viene celebrato in quei termini, 2 anni o 1 anno, diventa improcedibile. Quindi in conclusione a me sembra che questo disegno di legge serva a riportare il discorso della prescrizione in termini di ragionevolezza, tutto sommato seguendo l'evoluzione che c'era stata fino al momento in cui poi è intervenuta la modifica, che state varie modifiche nel tempo, ognuna partiva dalla precedente, e questo disegno di legge a sua volta parte dalla precedente, anche da quella che era stata fatta dal ministro Orlando, cercando di aggiustare e di porre un punto di equilibrio. Grazie. Presidente, grazie per il suo intervento. Siamo in netto ritardo con i nostri tempi, vedo che non ci sono richieste di chiarimenti, evidentemente è stato assolutamente esaustivo, la ringrazio ancora una volta e sperando che invece questa volta siamo entrati in collegamento, vediamo un po'. Presidente Morosini, mi sente? Sì, assolutamente, Presidente. Presidente, intanto scusi del ritardo, ma poi abbiamo avuto grossi problemi di collegamento oggi, quindi finalmente possiamo andare a quest'ultima audizione e stiamo sempre in sede dello stesso disegno di legge 985. E davanti a lei, anche se sono soltanto io inquadrata, ci sono i rappresentanti dei gruppi e c'è un collegamento autorizzato dalla Presidenza del Senato con una diretta web TV. Per garantire parità di tempi dovrò interromperla dopo 8-10 minuti e poi ci sarà una seconda parte eventuale di altri 8-10 minuti. Nel ringraziarla a nome della Commissione le do la parola. Grazie Presidente, grazie per l'invito, un saluto anche a tutti i componenti della Commissione. Io purtroppo non ho potuto ascoltare gli interventi che mi hanno preceduto, quindi mi scuso anticipatamente se ripeterò delle cose o comunque se il filo del mio discorso non terrà conto delle considerazioni di coloro che sono intervenuti prima di me. Siamo di fronte ad un disegno di legge già votato in un ramo del Parlamento, interviene
su una materia molto delicata come quella della prescrizione, che negli ultimi 7 anni ha registrato ben 3 riforme. Non si tratta di modifiche di poco momento, perché propongono ad esempio l'abrogazione dell'articolo 161 bis del codice penale, che prevede la cessazione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, reintroduce la prescrizione quindi nei giudizi di impugnazione. Io volevo soffermarmi per un istante su questo aspetto, cioè questa novità proposta col testo oggi in discussione sancisce il superamento della logica condivisa da 3 precedenti riforme, quella del 2017, del 2019 e del 2021, secondo cui il corso della prescrizione sostanziale cessa dopo la sentenza di primo grado, anche se per la legge numero 103 del 2017, la riforma Orlando, valeva solo per la sentenza di condanna. Non dobbiamo dimenticare che a questo approdo, cioè di questa logica di fondo delle ultime 3 riforme, si era pervenuti perché nella vigenza della cosiddetta legge ex Cirielli si era da più parti avvertita l'esigenza di evitare che processi per reati di forte impatto sociale e civico, penso ad esempio ai reati in materia di disastro ambientale, le frodi fiscali, il falso in bilancio, i reati per colpa nell'esercizio della professione medica, ecco, questi reati spesso si concludevano con un nulla di fatto proprio nei giudizi di appello o di Cassazione, e riguardava appunto questo fenomeno reati destinati peraltro a venire alla luce dopo un po' di tempo, dopo accertamenti laboriosi. E quindi gli interventi riformatori del 2017, 2019 e 2021 avevano l'esigenza appunto di non disperdere le laboriose istruttorie alla base di questi processi in primo grado, gravose per l'erario e anche per le vittime, e conseguentemente intendevano, come dire, contrastare una perdita di credibilità del sistema per queste pronunce di prescrizione che intervenivano nei giudizi di impugnazione. Secondo la logica di queste 3 riforme, sostanzialmente la prescrizione esaurirebbe la sua funzione, la prescrizione sostanziale esaurirebbe la sua funzione con la concreta manifestazione della pretesa punitiva entro i termini di legge, e quell'onere, secondo queste riforme, lo Stato dimostrerebbe di averlo assolto con la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. Giudizio di primo grado che è il luogo privilegiato per la formazione della prova in contraddittorio fra le parti, fatta salva l'opzione per i riti alternativi che è comunque nella piena disponibilità dell'imputato. Ecco, quelle riforme quindi si ponevano, cioè fissavano come punto importante del discorso della prescrizione la sentenza di primo grado, cioè solo fino alla sentenza di primo grado poteva parlarsi di prescrizione sostanziale. Quello che veniva dopo erano rimedi normativi per assicurare la durata ragionevole dei giudizi di impugnazione, e queste 3 riforme perseguono questo obiettivo in modo diverso. In particolare quelle del 2017 e del 2021 optano per il contingentamento dei tempi di quei giudizi, mentre la riforma del 2019 vuole perseguire la ragionevole durata dei giudizi di impugnazione attraverso interventi sulla procedura penale, sulle norme dei giudizi di impugnazione. Allora, senza attendere l'impatto concreto anche dell'ultima riforma, quella del 2021, si torna con questo testo ad una logica simile a quella della legge ex Cirielli, cioè ad utilizzare sostanzialmente l'istituto della prescrizione come farmaco per la durata ragionevole dei giudizi, soprattutto dei giudizi di impugnazione, quando si era constatato in precedenza che proprio quella logica aveva determinato in molti casi degli effetti perversi, come il disincentivare i riti alternativi e come il favorire delle manovre dilatorie
del tutto legittime in questo caso, soprattutto con riferimento a certi reati. Detto questo, io vorrei fare, quindi sul piatto, diciamo, le opzioni sono queste e il cambiamento è un cambiamento notevole, quello proposto dal testo già votato alla Camera dei Deputati e oggi in discussione. Ma andando proprio al testo approvato, telegraficamente, io vorrei osservare delle incertezze interpretative che, a mio sommesso avviso, propone quel testo e la necessità eventualmente di integrazioni. Allora, una prima incertezza interpretativa riguarda il momento dal quale decorre il periodo di sospensione, punto centrale della riforma, che prevede 2 anni di stop dopo la condanna di primo grado e 1 anno in caso di conferma in appello. Al fine di evitare queste incertezze interpretative con riferimento al dies a quo di decorrenza della sospensione della prescrizione, secondo il testo che stiamo discutendo, sarebbe auspicabile un intervento che precisasse se debba tenersi conto anche dell'eventuale proroga del termine per il deposito della motivazione. Questo come primo punto oggetto eventualmente di un correttivo. Come secondo punto, poi, in considerazione della rilevanza che ai fini dell'effettiva operatività della sospensione della prescrizione assume il momento della pubblicazione della sentenza, sarebbe auspicabile che il legislatore precisasse se occorra avere riguardo alla lettura del dispositivo o al momento in cui sono depositate le motivazioni. Ho fatto queste due precisazioni perché le incertezze interpretative su questi punti possono essere foriere di diversi orientamenti giurisprudenziali che naturalmente comportano un'incertezza che sulla materia, su una materia delicata come quella della prescrizione, possono produrre degli effetti davvero negativi. Un'ultima considerazione sul tema della mancanza in questo testo di una norma transitoria. Al di là del fatto che un istituto come la prescrizione richiederebbe disposizioni stabili per interpretazioni consolidate, dati i delicati effetti della sua applicazione, qui abbiamo il quarto testo di riforma nell'arco di 7 anni. E si torna a una prescrizione sostanziale. Qui, non essendovi una norma transitoria, c'è una questione di successioni di leggi penali nel tempo. L'articolo 2,4 del codice penale. C'è infatti un consolidato orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione per cui le disposizioni in materia di prescrizione, anche quelle attinenti, come nel caso specifico del testo che stiamo discutendo, attinenti ai profili della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, pur essendo strette parenti in fondo delle norme processuali, in realtà appartengono al diritto penale sostanziale. Quindi occorre in concreto individuare quella più favorevole all'imputato. Ecco, questo comporterebbe, in caso di approvazione definitiva di questo testo, non pochi problemi dal punto di vista interpretativo. Anche perché sappiamo che non è consentita la simultanea applicazione delle nuove disposizioni e di quelle precedenti sulla base del criterio della maggiore convenienza dell'imputato, cioè occorre applicare integralmente o l'una o l'altra disciplina in blocco che risulti più favorevole. E la valutazione su questo profilo, se raffrontiamo i testi, ora non ho tempo per andare proprio nei tecnicismi assoluti. Presidente, la fermo solo un secondo per vedere se prima delle sue conclusioni e seconda parte forse qualcuno doveva chiederle qualche cosa di preciso, oppure se proseguire possiamo farlo concludere. Senatore Bazzoli, lei vuole interromperlo? Sì, qualcun altro che vuole in questo? Allora sì, se può integrare anche alla luce di quello che le chiederà l'avvocato Bazzoli. Il senatore Bazzoli, prego, senatore, avvocato anche. Prego. Sì, grazie Presidente. No, solo una richiesta di una sua valutazione.
Lei ha detto, Presidente, che questa nuova riforma nelle intenzioni dovrebbe appunto garantire la ragionevole durata del processo, soprattutto il processo di impugnazione, in linea di principio. Ma secondo lei l'attuale assetto, quello che è venuto fuori diciamo dalla riforma Cartabia, presenta profili di criticità sotto questo aspetto, oppure in realtà da quello che lei ha potuto constatare è un assetto diciamo che forse che ha prodotto qualche diciamo, buon risultato anche dal punto di vista del contenimento dei tempi dei processi? Grazie senatore Bazzoli, prego presidente Morosini per la sua seconda parte e conclusioni, grazie. Allora, rispondo subito telegraficamente. Ancora non abbiamo tutti gli elementi per poter valutare l'impatto della riforma del 2021. Una cosa è certa, che tutta l'attività delle corti di appello è stata riprogrammata tenendo conto di quella novità normativa, perché i criteri di priorità nella trattazione degli affari, nei giudizi di impugnazione, ovviamente tengono conto delle novità in materia di prescrizione. Andare a smantellare quella programmazione, come imporrebbe il varo di questo testo che oggi stiamo discutendo, significherebbe sicuramente un aumento dei problemi, perché qui si tratterebbe di andare a verificare fascicolo per fascicolo qual è la norma più favorevole da applicare. La disciplina complessivamente intesa più favorevole per l'imputato da applicare nel caso di specie. Significa prendere ogni fascicolo pendente in corte d'appello e vedere nel caso concreto su ogni imputazione qual è la disciplina più favorevole per l'imputato. E vi garantisco che è un'operazione che dal punto di vista dello sforzo dei magistrati e anche del personale amministrativo è appunto un'operazione particolarmente complessa e laboriosa. Ora, è vero che ancora non abbiamo i dati per valutare l'impatto della riforma Cartabia sul punto, le positività, tutte le positività e le negatività di quell'assetto. Certo è che, come si sostiene dal 2017, dai tempi della riforma Orlando, come è stato ribadito con la riforma Bonafede, nel dibattito parlamentare della riforma Bonafede, e come viene confermato poi in tutti quelli che sono stati i lavori preparatori della riforma Cartabia, è chiaro che se noi accettiamo un sistema come quello attualmente vigente, in cui di prescrizione sostanziale non si può più parlare dopo la sentenza di primo grado, è chiaro che poi occorre fare un lavoro di riforma normativa per rendere più agili i giudizi di impugnazione, ad esempio implementando delle forme di monocraticità nel giudizio di appello per i reati meno gravi, per prevedendo in alcuni casi la trattazione in camera di consiglio di alcuni particolari procedimenti, aumentando i casi di non ammissibilità di certe forme di appello. Ecco, bisognava lavorare su questi aspetti per rendere, per completare l'iter riformatore che si era avviato nel 2017, poi aveva avuto una particolare esplicazione nel 2019 e poi si era definito con la riforma del 2021. Tutto questo non è stato fatto, cioè quella parte diciamo che doveva completare quel lavoro probabilmente non è stata portata avanti, e quindi è prematuro fare una valutazione sugli esiti della riforma Cartabia. Ma volevo aggiungere un'altra cosa e concludo, cioè sull'importanza di una norma transitoria se si decidesse di varare definitivamente questo testo, perché ogni volta che muta la disciplina della prescrizione occorre fisiologicamente rivedere l'intera pendenza nei giudizi di impugnazione fascicolo per fascicolo. Se c'è una norma transitoria il lavoro è più agevole, se non c'è diventa particolarmente difficile. Rivisitare tutti i fascicoli nei giudizi di impugnazione è un impegno gravoso per i magistrati e per il personale amministrativo. Tenete conto che noi in questo momento facciamo i conti con significative scoperture in diverse corti di appello.
E tutto questo quindi sottrarrebbe tempo alle udienze, con ricadute sui tempi di definizione dei processi, e quindi anche mettendo a rischio gli obiettivi del PNRR. Io credo che quella lettera che fu inviata dai presidenti delle corti di appello, dai 26 presidenti di corte d'appello nel gennaio scorso, in cui si invocava l'individuazione di una norma transitoria, sia una richiesta sacrosanta. Guardate, fate solo una considerazione dal punto di vista dell'impostazione ideale e delle opzioni interpretative. Tra 26 presidenti di corte d'appello ci sono punti di vista molto diversi su una materia come la prescrizione, eppure erano tutti convergenti sulla necessità assoluta che, varando questo nuovo testo, ci fosse almeno una norma transitoria. Io penso che questo sia un punto importante del confronto di oggi. Grazie Presidente, anche per l'attenzione dedicata alla norma transitoria. Chiudiamo il collegamento. Allora, come sapete, siamo in netto ritardo con i nostri lavori. Il Governo stava aspettando fuori, credo sia ancora fuori.